ritorno allo stadio con spacca un po' in po'. Un blogger. Un blogger e un vlogger. Io sono un vlogger, un webmaster, un semplice webmaster del merda. Un cantautore. Allora, uno speaker anche. Eh? Uno speaker. Allora. Un artista. Un artista. Una maiuscola. Artista generico, santi tanti in banco, no? Ringraziamo la dottoressa Betta per la... Questi sono dolci. Questi sono dolci, no? Quelle c'è altro. Quelle c'è altronate. Questa è fatta con amore. Con tempo. Con le mani dei quattro ragazzini. Mi sporca. La mocciolo cose. Ma no. Infatti si sente che... rimane un po' tutto al palato. È normale. E quest'anno con noi c'è un amico, però non so se lo fanno entrare. C'è l'amico Walter. Non so se lo fanno entrare. No, c'è il naso, c'è il buco sul naso. Ma c'è chiesa, è un po' fuori scala per lui. Grande Walter, meno male che ha fatto una campagna acquista degna di nota. Capito? Mm-hmm. No. Che ti stavano a aspettare il barco, ti stavano a aspettare. Il bello delle toste, diciamo, quando parli, soprattutto. No. Passo di tutto. L'anno che comincia la partita, l'anno che comincia la scossa, ogni tifosetta me la compro. Luce! Lo compro! 24! Alessandro! Lo vendo! Francesco! Allevi, lo compro! Florenzi, lo compro, Florenzi! Compra, Florenzi. Sei tu, Florenzi, tu compri. Ecco, ma che so io, compra, vedi? State fermo. Mannaggia. Lo vendo! Mi date una sigaretta finta per portare la restimatica? Ha fatto un passaggio immobile. Ecco, però. Maturo! C'hai tempo di scotch? Mi sei rotto il naso a Sardegna. Ma io vengo allo stadio con lo scotch. Niente, ma non entra manco zero. Senti, ma è qua, no. Sapevo che era in notturna. Che è la UEFA League. Guarda questo. Ah! Pallotta, paga la luce! Non vedo un cazzo. Puoi vedere la ciabatta. La ciabatta. Ma poi noi con l'acqua... rinomatamente no, con l'acqua, no? ecco la bella, guarda sta colombella, la colomba andiamo a volare, la gente si allontana da sotto, ci siamo, io non ho capito se non vuole accende oppure sappiamo a vento, massa che sfiga. Senti, allora io ho pensato che noi rimaniamo qua pure fino alle 8, quando è che chiudono poi i cancelli? No, qua fino a mezzanotte, io ho pagato qua dentro. Penso di aver mai visto una cosa così comunque. Ma perché arriva l'acqua qua? Perché? Forse è una ventina di miliardi, allora, che pretendi? Che te faccio? Che cazzo stanno a dire? Ma ci crolla! Ma che c'ho un cazzo? Io sto chisando lì so, porca mignotta! Oh, tira a fare il keyway, io! Ma il keyway tu ce l'hai in motorino? Ma che è rigore, che è? Ma che ne so, ma non si vede un cazzo, dai! Rigore, ma sei andato! Ma come rigore? È angolo, che rigore? Ma perché piove? Perché? Quella da palla a modo! Ma tanto cazzo è? È colpa di quella da palla a modo! No, palla a entrare! Ma palla a modo! Oh, scusa! Ma che scusa? Via, dai! Ma che via, dai! Ciao!
ma è peggio, ma io sto a giocare, ma che mi frega, ma magari man mano mi viene la polmonite, me ne sto a casa. Ma io, perché piove qua, perché piove? Se non c'è una bellina sti cazzi, vaffanculo. E breccole! Ah, raga, è finita! Alla! È finita, è finita! È tutto, è tutto finito, raga! No! È la fine del mondo questa! Questa è la fine del mondo, è la fine! Oh. Io penso che è finita qua! No. Ma che cazzo! Buon primo tempo, insomma, ben giocato, la squadra un po' contratta. Beh, poi non rientriamo, è ovvio. Piano piano. Andiamo a casa, non manca a casa che entriamo. Venezia Roma è sempre stata una trasferta un po' insidiosa. Tuo cazzo di Pippo Inzaghi ha messo per la Ma come cazzo andiamo a casa? Ma... Senti, io mi ho guardato e mi inquadro. Ancora non si sa, però. Ogni tanto guardo sempre, insomma. Non so. Accampamento proprio. Alluvionati, proprio. Gli sfollati. Ma il casco mio, no? Era appeso all'inciù. Chi è quello? Totti che si allena. Stanno in campo, giocano loro. Ah, non lo so. Anzi, la gente come ce l'ha? Ma perché ci vedono che la telecamera? Io sono webmaster. Questi sono blogger, sono blogger, capito? Senti, se mi dai 200 euro faccio il salto tipo panda. Una verifica delle condizioni del campo. Buono, questa mi mancava, ne ho viste tante, ma questa mi mancava. Guarda come tocca trattare. Dai! Sì, ma io sto a Chisane, ma posso venire in mezzo a quel lago, dai! Guarda come è trattato! Sì, ma guarda come so io! E poi? Ci potete anche mangiare dentro, guarda, come. Ma cazzo mi metto, dai! Dai, corpiere qua, uno per me. Ma che vieni, che vieni? Ha drenato, ha drenato! Ha drenato! Ma vediamo che magari ha sospeso! Ma gioca così, dai! Entro da qua, va! Ecco! Vai via, come tutta l'indietro, 0-0!
vai. Dai che ha drenato, cazzo. Piano, piano. Ti dico che ha drenato. Campo pesante. Tocca un braccio che approci. No, è entrata l'acqua, porco. Non sbatte il piede che muovi l'acqua, mo. Pesco? Guarda come lo sta. Stava in passugo! Ah! No. Che cazzo deve fare? Non so per segnare. Che cazzo deve fare per segnare? Fanno 12 azioni e non segnano. Fatte pagare per fare foto con qua la sciarpetta. Dai, è stato. Appena comprata. Ma incorniciata proprio. Noi Totti poi sto cazzo. Presi seria. Primo tempo la Roma sembrava essere partita bene. Però poi la Sampdoria ha preso in mano il pallino del gioco. E la Sampdoria ben messa in campo, molto aggressiva. Ci siamo fatti trovare scoperti in due situazioni. E il primo tempo si è concluso 2-1 per i blucerchiati, poi è venuto però giù. Però sei incazzato Cristo, sei incazzato. Perché non gioca? Ha detto, perché mi fio perché non mi gioca? Fio... Perché mi fio non gioca? Mi ha fatto venire giù. Cioè, sei incazzato, Spalletti ha preso alto. Lui è sceso dalla croce. Ha schiodato. Ecco la blasfemia proprio. Esatto, sì. Ha schiodato, è sceso giù a insegnare calcio. E via.
tanto, tocco di qua, tocco di là, 20 palle, cioè un go, quell'altro. Ci ha provato. E niente, e dagli le tac, dagli le punta. Quanto è alla la sua stuta. E niente, ricordiamo sempre che io sono venuto col sandaletto, ricordiamo sempre. Per cui niente. Ricordiamo sempre Venezia-Roma. Per cui niente. Assolutamente dipendenti. Vogliamo parlare da aggiunta Raggi. Che diciamolo? Assolutamente dipendenti da dal capitano. Oh, adesso qual è la questione però? Qual è il dilemma? Io c'avevo il casco appoggiato, appeso a cucumella proprio. Adesso penso che sia diventato proprio. Io spero che hanno acceso l'acqua. Così stavamo due spaghetti. E via. Tanto l'acqua era piena. Io devo dire più, per casco è asciutto. Dici? Ha drenato. Ha drenato come l'Olimpico. Intanto anche Lores lì se ne va. Chissà se ha drenato. Ha drenato. La domanda che ci facciamo tutti, insomma. Tutta Italia è in tensione. Innanzitutto chissà se ci sta ancora il motore. Vedi. Perché la mossa tattica è stata metterlo per spiego. È asciutto proprio. Vediamo un po'. C'è un po' d'erba. Sì, c'è un po' d'erba, però vabbè, dai. Quello è vento. Però ha drenato, dai. Ha dato tutto, ha dato. Tutto ha dato. Come c'è finita l'erba? Sì, Non mi pare tanto. Mo te metti quel cappello, ma non mi pare tanto. Alla grande col cappello. Aspetta, strizzalo. Col cappello alla grande.